Nei mesi precedenti, gennaio e febbraio, un calo del numero di pazienti. Erano arrivati anche a 7, ora negli ultimi giorni e l'ultima settimana abbiamo registrato un nuovo incremento. Ora siamo a 13, quindi diciamo, siamo stabili su questi valori. Non riusciamo quasi mai a scendere sotto i 10, quindi a 10, 13, 14. Ovviamente le condizioni per i nostri pazienti sono tutte condizioni critiche. I pazienti sono prevalentemente intubati. Abbiamo una buona percentuale di pazienti ancora non vaccinati, che rappresentano la maggior parte di questi pazienti, però in questo momento lavoriamo anche con pazienti che non sono, diciamo, malati di Covid, sono qui per altri motivi e sono anche positivi al SARS-CoV-2. È da 2 anni ovviamente che fronteggiamo questa emergenza, questo rappresenta il cervello, un hub, quindi un centro di riferimento per i pazienti Covid. La maggior parte dei pazienti è affluita qui. Da noi, e quindi abbiamo avuto dei momenti di difficoltà anche all'inizio per approntare, diciamo, le nuove misure, nuovi percorsi qui in reparto. Sono stati 2 anni pesanti e speriamo che, diciamo, presto di poterne uscire anche noi. Al momento abbiamo 2 terapie intensive, lavoriamo su 2 terapie intensive da 8 posti ciascuna, quindi con un totale di 16 posti letto. È chiaro che noi ci avvaliamo del supporto fondamentale di colleghi, anche specializzandi, che stanno dando una grossa mano d'aiuto, però il contratto è in scadenza il 31 marzo, quindi se non verranno rinnovati è chiaro che noi dovremo limitare necessariamente il numero dei posti letto, dovremo dimezzare i posti letto. Abbiamo sempre una carenza, la carenza è stata fronteggiata in questi anni con, diciamo, questo supporto fondamentale di questi ragazzi specializzandi, ma ripeto, questi ragazzi hanno un contratto che è in scadenza il 31 marzo. Questo speriamo che venga rinnovato perché abbiamo, diciamo, una necessità assoluta ed eventualmente dovremo provvedere con la riduzione dei posti letto.